Buongiorno, sabato 17 dicembre, sto andando in studio perché oggi pomeriggio verrà una band composta da tre elementi, chitarrista, cantante, bassista e batterista, che devono venire a registrare una sorta di promo audio-video che poi utilizzeranno, penso, per promozione, pubblicità e roba varia. Penso di montare quattro telecamere, una panoramica che prende tutti, una al batterista, una al bassista e una mobile per il cantante. Come scheda audio utilizzerò il Soundcraft V24R. Suoneranno dal vivo, quindi ascolteranno dai propri amplificatori, cassa spia per la voce, microfonerò ovviamente la batteria al completo, quasi, il basso lo prenderò penso in linea e la chitarra con il microfono e via. Una bella faticata, perché adesso devo smontare lo studio che c'è ancora montato il telo, lo sfondo dico, per i video di altri lavori. Insomma, un casino, un po' tutto intrecciato questa mattina. Devo anche scaricare la macchina e portare sulla roba, ho le camere qui dietro, il mixer, cavalletti, eccetera, eccetera. Dai, forza e coraggio. Un sabato da leoni, come sempre. Quando arriva il fine settimana, sto sempre lavorando. Fortuna lavazza. Forza e coraggio, che dopo aprile viene maggio. Bene, mi sono portato un po' avanti. È dura. C'è tanta roba da fare, da pensare, da sbrigarsi, è tutto di fretta, insomma, è una bella rottura. Allora, vi faccio vedere un attimo. Ho messo una camera, questa è quella mobile, ok? Con la testa ovviamente fluida. Poi qui c'è una GoPro che andrà a fare una ripresa molto panoramica. Poi metterò un'altra GoPro al batterista, dopo vediamo come piazzarla. Poi c'è un'altra camera che è per il bassista, quindi la mobile la utilizzerò più che altro per il cantante. E qui c'è il mixer, scheda audio. Ho già preparato il progetto nel computer e poi appena arrivano dovrò piazzare tutti i microfoni, i cavi e via. Bene, allora, adesso vado a casa perché oltretutto oggi devo fare anche palestra e ci vediamo dopo. Ciao. Ok, ginnastica fatta, pranzo fatto, cane portato e sto ritornando in studio. Giornata da leoni. Già. I musicisti dovrebbero iniziare ad arrivare intorno alle 2:30, adesso sono 1:30 e poi si fanno i volumi, anzi sì, si microfona tutto, si passano bene i cavi, si registrano bene i volumi e poi si inizia finalmente a registrare. Ci vuole più tempo a preparare e rimettere a posto tutto, molto più tempo, che a registrare. È sempre così. Poi magari qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma lascia tutto più o meno com'è, no? Così quando fai il prossimo lavoro hai tutto pronto. E il problema è che quella stanza lì, quella stanza grande dove oggi registrano loro, magari la settimana prossima la utilizzo per fare qualcos'altro, quindi non può rimanere impostata per una registrazione live audio-video. Quindi le camere vanno piazzate, i cavi vanno piazzati, i cavi corrente vanno sistemati,
le luci vanno sistemate. È così che funziona, purtroppo. Se avevo un'altra stanza, allora magari potevo pensare di lasciare tutto pronto a mo' di palchetto per far salire la band e registrare, no? Magari lasciavo le camere già piazzate, dovevo soltanto pigiare il rack e basta. E invece non è così. Va bene. A dopo. Sto facendo il video con il Samsung Galaxy A52s 5G. Non è male questo telefono, per il costo che ha, sotto i 400 euro. È un po' limitato, eh? Ma penso più che altro a livello software, perché, a parte le altre cose, però io mi concentro un attimo sulla fotocamera. Quando si va a selezionare la fotocamera grandangolare, non si può bloccare esposizione e bilanciamento del bianco. Questa cosa è un po' fastidiosa perché mi capita spesso magari di fare riprese del mare con la grandangolare e quindi girando il telefono da una parte all'altra si vede poi che la luminosità si abbassa e si alza e anche un po' il bilanciamento del bianco, se non erro. Mentre invece con la camera normale e la zoom si può bloccare la luminosità, la messa a fuoco e il bilanciamento. Non capisco perché, boh, sulla grandangolare non si possa fare questa cosa. E poi è solo una questione software alla fine. Boh, non lo so. Comunque la testa mia non si ferma mai, eh. Vabbè, dai, dove partiamo? Prendiamo l'Englishman New York. L'Englishman o quella La di sotto, il dell'estigazione? secondo Ok. Sapevo che togliendo la chitarra mi avrei pregiudicato la cinta del Kaiser. Bene, benissimo. Finito. Sono andati via e abbiamo finito proprio ora di registrare. È andato tutto bene. Vi faccio vedere il caos. Adesso bisogna mettere a posto tutto, ragazzi. Questo è il momento catartico proprio delle registrazioni. Vabbè, poi dovrò fare i backup dell'audio e del video a casa. Adesso devo sistemare tutto. Ah!